Welcome, io sono Pierre ed è. Sono le 7:30 più o meno. Mi trovo già in un appartamento perché sono passato a prendere i documenti qua della cucina perché vado a Savona a dire dei vari difetti. Inizio ringraziando tutte le nuove iscritte, i nuovi iscritti, vi ringrazio anche dei commenti e ci tengo a fare una precisazione. Ho caricato due volte il kitchen tour. Non perché ho avuto qualche problema per quanto riguarda la musica che era troppo alta, poi mi sono dimenticato di aggiungere delle immagini all'inizio, nulla di che, difatti non le ho trovate neanche tutte, ho messo solo quelle che ho trovato. E quindi ho caricato la seconda volta il video, diciamo, più corretto. Ho lasciato il primo che lo volevo mettere privato, semplicemente per il fatto che c'erano già stati dei commenti al di sotto e mi spiaceva che andassero poi persi, solo per quello. Comunque sia, ho già messo il link del nuovo video e cioè, mi spiace, ma diciamo che è la prima volta che faccio un errore di questo tipo. Comunque sia, adesso vado a Savona e mentre io vado ti lascio l'immagine di quello che ho fatto l'altro ieri, perché ieri ho fatto poco e non ho registrato. Io vado e ci vediamo tra poco. Eccomi a Savona e come prima tappa, Brico. Rieccomi, allora c'è stato un po' di salto temporale, nel senso che dopo l'immagine di Brico sono venuto su, ho fatto la spesa. Anzi, a dire il vero sono passato, dopo Brico da Cucina Lube, ho fatto il reclamo, vedremo come andrà. Poi sono passato lì vicino al Conad per evitare di andare in questo vicino a me, tanto è uguale. E poi sono andato su, ho fatto la spesa, ma è tutta roba che hai già visto nella svuota la spesa. Ora sono in appartamento perché ho portato i nuovi acquisti. Ho acquistato da Lidl, anche se l'avevo già acquistato e se mi segui lo sai, ma l'ho acquistato da Lidl perché costava meno e vedo se può andare, porto quello che ho acquistato da Brico indietro e mi faccio tipo fare un buono, non lo so, in modo che mi rientrano i soldi. E quindi ho riacquistato l'asse del WC, devo vedere se come misura può andare bene per quel WC là. E poi ho acquistato dell'altra roba qua da Brico. Ho acquistato allora il silicone, ho preso questo qua perché ha già il pratico coso, perché ho paura con la pistola di non essere in grado, quindi ho preso questo qui, non ce n'è tantissimo, ma tanto mi serve solo per fare la bordatura del box doccia dopo che avrò dato lo smalto e cercare un po' di rifinire, dov'è?
quell'angolo lì dalla porta finestra e magari un po' le mattonelle sotto al termosifone. Quindi mi dovrebbe bastare. Questo qua sono 60 ml, però ho lo scontrino a casa. Quindi ti dirò poi tutti i prezzi. Intanto sono contro luce, ovviamente, quindi dobbiamo girare e rigirare. Poi ho preso anche questa spatolina qua, fatta così, che serve per lisciare, diciamo, il silicone, in modo che almeno mi dovrebbe rimanere, così rimane tutto liscio. Perché io non essendo in grado a darlo, sì che qua c'è il beccuccino, dovrebbe essere pratico, però per sicurezza lo scarico, questo qua flessibile, in modo che almeno posso collegare lo scarico del lavello. Poi ho provato a prendere questi flessibili qua, sperando che gli attacchi siano giusti, sperando che la lunghezza sia giusta, perché io ovviamente ho fatto la lista ieri, infatti le cose che ho fatto ieri non te l'ho detto, ho fatto la lista di quello che dovevo acquistare da Brico e ho smontato i rubinetti del bidet, difatti sono momentaneamente senza acqua, tanto perché avevo, cioè non ho niente tranne l'acqua, mi sono andata a togliere l'acqua perché così non ho proprio niente, ho ancora la corrente, è qualcosa, comunque. Ieri ho segnato i flessibili qua del miscelatore, ma non ho segnato, cioè non mi sono segnato né che tipi di attacchi ci volessero, né la dimensione, perché sono un professionista. Quindi sono andato un po' a memoria istinto, ho cercato di paragonare rispetto ai miscelatori che c'erano lì in negozio, ho detto vedremo come vanno. Poi ho preso due attacchi tipo ciuco, queste qua le tedesche, come cavolo si chiamano, perché ne ho prese due? Perché mi servono per piano cottura e forno che devo collegare perché ho solo i fili e visto che sotto ho quella presa che vanno le ciuco, ho detto tanto vale. Metto queste, una spina, questa qua, cioè una presa, non una spina, una presa per la cappa, la mascherina per l'interruttore della presa in camera, nella camera matrimoniale, il teflon per sicurezza, perché non si sa mai, e poi ho trovato ancora le due mascherine per le cose qua, quello che c'ho lì dentro e quella che ho sotto. Al mobile qua dovrebbero essere con gli attacchi giusti, le misure giuste. Vedremo. Adesso proviamo subito, cioè non lo monterò, lo appoggerò sopra il WC per vedere se funziona, cioè se ci sta di misura. Intanto ti faccio vedere il bidet. Questa è la condizione del bagno. Perché ieri ho iniziato a smontare, poi ho detto ma sì, lascio tutto lì perché tanto vedi ho tutto, ho la bacinella stracolma d'acqua perché è una casa magica questa. Nel senso che ieri ho tolto l'acqua dalla mandata principale dell'appartamento, continuavo a uscirmi acqua dal bidet, ho aperto a manetta il rubinetto qua, praticamente con tutta l'acqua che è uscita dal rubinetto qua mi potevo fare due docce e per mezz'ora ho continuato a perdermi il rubinetto che è lì smontato. Lì continuava a perdere acqua. È tutto sporco perché era tutto sporco. Mi perdevano i rubinetti perché, come vedi, questi sono i rimasugli della, come si chiama? Della guarnizione. Il problema principale è che io oggi da Brico non ho trovato delle guarnizioni adatte. E quindi devo andare a cercare delle guarnizioni perché altrimenti sono senza acqua. Mentre siamo qua, ti faccio vedere anche perché non te l'ho fatta vedere che ho preso la pipetta, come la chiamano loro, per lo scarico della lavatrice. Non so se va bene, di misura sembra sì, però secondo me nello scarico del muro è da avvitare, qua lì non si avvita, quindi non so. E poi ho preso questa, sempre ciuco lì, la presa tedesca, perché la voglio mettere qua, dove ci attaccherò poi appunto la lavatrice. Perché tanto mi sono accorto che un interruttore non serve a niente. Quindi lo elimino, la cosa, la mascherina vicina è bucata e non ha senso e quindi la elimino, al posto di quelle ci metto questa in modo che possa attaccare direttamente alla lavatrice qua.
No, praticamente non va bene. Ti faccio vedere. Non so quanto si può capire. Comunque, è un pelino più largo, ma quello è il meno. Diciamo che anche di dimensione qua più o meno va bene. Forse così si capisce un po' di più che esce leggermente. Ma il problema principale da sopra non si vede, ma sono gli attacchi. Gli attacchi questi qua dell'asse sono troppo vicini. Io ho i fori più in qua del water, quindi non posso fissarlo. Quindi questo qua non mi va bene. Il problema è che non ho ancora provato quello di Brico e ce l'ho a casa. Quindi tornerò un attimo a casa per prendere anche quello di Brico per vedere se va bene, perché se non va bene anche quello bisogna comprarne un altro. Questo qua di Lidl lo farò portare indietro. Vabbè, l'acciugo sembra che di dimensioni vada bene, la pipetta credo anche, devo capire poi come fissarla. Lo scarico, guardiamo. Anche i pezzi li ho messi tutti di là. Le prese vanno bene. Il silicone spero perché non lo posso ancora provare, non mi ci metto adesso. Lo scarico questo dovrebbe andare bene, perché tanto si infila dentro, quindi dovrebbe andare bene. Poi il resto anche. Questi no, purtroppo, perché ho smontato il rubinetto qua, il miscelatore, e praticamente da qua non riesco a svitarli. Perché non ci stanno proprio le chiavi, non c'è modo, non riesco a smontarlo più di così. In automatico devo acquistare semplicemente dei flessibili con la parte maschio, dovrebbe essere, perché qua sono così, quindi ho bisogno di un attacco qua e l'altro attacco normale, come a questo, quindi uguale a questo. Semplicemente io di qua ho questo che non mi si attacca, perché pensavo di dover prendere, visto che questo qua è più lungo di quelli che ci sono, pensavo che questo attacco qua riuscissi a farlo entrare nel rubinetto qua, nel miscelatore, invece no. Quindi devo fare un'aggiunta. Rimonto un attimo il miscelatore e poi controlliamo almeno le mascherine. Ah, rieccomi a casa, ho appena finito di registrare lo svuota la spesa, i miei livelli di recitazione credo che siano quasi da Oscar. Ho un pochino di nervoso, nel senso che allora ho dato a mia mamma l'asse del water, quello che ho acquistato da Lidl oggi, che hai visto prima in appartamento, perché come ti ho detto i fori non corrispondono ai miei fori, cioè gli attacchi non corrispondono ai fori del water e quindi non me ne faccio niente. Gliel'ho dato a lei con lo scontrino in modo che mentre torna giù, tanto doveva passare a comprare una cosa che si era dimenticata, lo riporta indietro. Poi le ho dato anche i flessibili, quelli del miscelatore, perché come ti ho detto gli attacchi non vanno bene e poi le ho dato anche le mascherine copriprese perché io ero convintissimo che andassero bene, invece le ho provate e non vanno bene quelle plastiche bianche. Il problema è che da Brico io non ho trovate di altre dimensioni, quindi molto probabilmente rimarrò senza mascherina. Spero che il resto vada bene perché così a primo impatto mi sembra, ma non ho montato ancora niente. In compenso, l'asse del water, quello che avevo preso da Brico, l'ho provato perché se no le ho detto te lo do già, che così fai un giro unico e consegni tutto. Quell'asse che ho comprato lì da Brico, cioè funziona, nel senso, sembra che gli attacchi, ha degli attacchi che si adattano, è un po' più universale, quindi dovrei riuscire a fissarlo al WC. Io spero. Lo proveremo poi insieme. Anche perché lo volevo fissare oggi, ma non avendo trovato le guarnizioni per i rubinetti del bidet, non posso rimettere acqua perché sennò perde tutto e mi allaga il bagno. E se non metto acqua, non posso lavare il water perché lo voglio pulire bene prima di rimontare l'asse. Quindi quello non lo posso fare. È una giornata un po' così. Per quanto riguarda invece il reclamo da Cucina Lube, che ti ho detto vedremo poi come andrà, semplicemente mi avranno visto un pochino alterato perché inizialmente volevano darmi un numero per
Perché mi hanno detto che in questi casi non si deve parlare con l'arredatore. Mi ha seguito lui nel progetto, l'ha fatto lui il progetto. Secondo me non dovevo parlare con l'arredatore perché non so se l'arredatore lavora ancora in quel punto vendita, perché c'erano facce mai viste, quindi non vorrei che avessero fatto magari un cambio. Comunque sia, bisogna parlare direttamente con l'assistenza e mi voleva dare il numero. Io gli ho detto un va bene molto deciso, mettiamola così, per non dir di peggio, perché ero proprio incavolata, ero già incavolato di mio, perché già stamattina, non è che sono partito incavolato, però pensando alla cucina com'è un pochino, andando prima da Brico, perché Brico apre alle 9 mentre Cucine Lube apre alle 10, ho detto vabbè, io arrivo alle 9 meno 20 col treno. Vado in là a piedi, mi faccio il giro da Brico, difatti sono arrivato alle 9, anzi alle 8:57, va già bene che era già aperto, che sono entrato subito anche perché avevo un freddo micidiale. Ho fatto il giro, 3 ore, giri qui, giri là, non ho trovato neanche tutto, soprattutto le guarnizioni per dei rubinetti non le ho trovate, la cosa mi ha irritato alquanto. Poi dovendo andare su per parlare della cucina, che mi vengono in mente tutti i problemi che ha con la cucina, diciamo che era un pochino fuori di me. E allora dicendole quel va bene mi fa, non so se ha detto la mia collega, comunque forse l'ha chiamata solo per nome, le dai il tuo nominativo, il tuo numero e tutto e lei ti rilascia il numero dell'assistenza. Io l'ho guardata senza dirgli niente, ho guardato l'altra collega e lei mi fa sì, vieni pure, cosa, perché si vedeva che era un po' in imbarazzo sta povera ragazza. Allora è entrata anche lei questa. Non so se era proprio il capo del punto vendita, da come si comportava sembrava di sì, ma non lo so. E mi fa, guarda, gli fa la ragazza lì, guarda, fai una cosa, fai già che fare il reclamo te, invii un'email scrivendo tutti i problemi, e così faccio anche farlo direttamente noi. Lei ha mandato un'email, nella quale c'è scritto i problemi che ho riscontrato e va già bene che avevo fatto le foto. Perché gliel'ho inviate e lei le ha girate alla persona che verrà. La persona che verrà è la stessa che era venuta a prendere le misure. A quanto pare un tuttofare, perché oltre a fare i rilievi per prendere le misure, fissa anche le cappe, perché mi ha detto che sarà lui che verrà a farmi fuori e fissarmi la cappa. Ho un pochino di nervoso e ho cercato di non trasmetterlo troppo nello svuoto della spesa, ma sicuramente si vedrà. Mi spiace, ma sono così. Cerco di essere ottimista, ma mi vengono i 5 minuti perché voglio andarci a vivere in quell'appartamento e tra che devo ancora pulire tutto, finire di dare il bianco, dare lo smalto, fargli scatoloni, fare il trasloco e non c'ho l'acqua, non c'ho il piano cottura, non c'ho niente. Metto a posto la spesa, poi guardiamo insieme il volantino nuovo di Lidl della prossima settimana. Eccoci col volantino nuovo di Lidl che va dal 18 al 24 ottobre e come prima cosa c'è il nuovo raccolto delle mele golden coltivate in Italia. Le vendono sfuse a 99 centesimi al chilo, quindi è ottimo. Uno perché sono buone, anche se io le mangio prevalentemente nelle torte perché riesco ogni tanto, raramente, a mangiare solo quelle rosse. Comunque sia, essendo sfuse, decidi te, ne puoi prendere anche solo una, quindi direi che in base a quante ne mangi o ne usi, direi che mi piace quando sono sfuse, perché almeno uno decide. Poi c'è la salsiccia di suino alla toscana. Che devo dire che è buona, preferisco quella Luganega, ma anche questa non è malvagia. Costa 4,98 euro al chilo, la confezione da mezzo chilo 2,49 euro. Direi che è proprio ottimo come prezzo. Devo vedere se ho ancora della salsiccia. Se vado a fare la spesa e non ho salsiccia, la comprerò. Poi, vabbè, ogni settimana mettono un prodotto della Nastrecce in offerta. Perché vogliono farmi mangiare tutto. Poi c'è sfuso al pezzo
Il mango, quindi 99 centesimi l'uno, non è assolutamente male, ma a me viene voglia di mango solo quando fa caldo. Adesso che è arrivato sto freddino, mi è passata un po' la voglia. Poi c'è sfusa, l'iceberg, ma credo che anche questa qui sia al pezzo, 89 centesimi a cespo, perché non c'è scritto al chilo. Poi le carote convengono sempre farsela julienne, secondo me, perché queste carote qua ti danno 200 grammi di carote già tagliate, 2,25 euro al chilo, contro le trovi anche quelle un po' più care, magari possono costare 1,29 euro, comunque sia, caspita, 1 euro di differenza è tanto. Questa è la prima volta che vedo le crepe o con funghi o con formaggi già pronte. Ma anche la confezione non ricordo di averla mai vista, ma tanto sono prodotti che non acquisto. Da giovedì 21 a domenica 24 c'è la ricotta fresca che hai visto poco fa nello svuota della spesa che io ho acquistato da MD. Qua te ne danno due confezioni a 85 centesimi. Io ho acquistato la confezione da 450 grammi, ma qua ti danno due confezioni da 250 grammi l'una. Quindi io 450 grammi l'ho pagato i 99 centesimi, qua 500 grammi 85, e oltretutto essendo due confezioni da 250 grammi l'una, se te ne usi un pochino, magari sai che te ne servono solo 250 grammi, hai gli altri 250 grammi che fino a quando non apri o comunque sia non arriva a data di scadenza si conservano bene, perché come nel mio caso se te apri la confezione da 450 grammi e poi ne lasci un po' nel contenitore, dopo qualche giorno inizia ad andarsene, mettiamo così, quindi meglio di no. C'è l'olio extravergine di oliva che molto probabilmente prenderò, questo qua, 3,49 euro, che non è male come prezzo ed è anche mangiabile. Ah, se ti interessa però ci sono le nocciole sgusciate, che anche queste io ho acquistato oggi, 1 euro 100 grammi da Eurospin, ma qua ti danno 1,79 euro 200 grammi, difatti costa 8,95 euro al chilo, è conveniente. Sono sempre sgusciate con la pellicina. Poi qua c'è la Lidl Plus, che non... sì, c'è l'ananas, 79 al chilo. Qua ci sono tutte le... Ah, è vero, non te l'ho detto, è arrivata già tutta la roba di Natale. Sono entrato in quel corridoio e mi è venuto un accidente. Tutto natalizio già. Non so neanche io se provare a prendere poi questa crema spalmabile, perché sai che io e le creme spalmabili siamo una cosa sola. Poi, da lunedì, ci sono i pigiami e la roba per andare a dormire. Ci sono le lenzuola per il letto, che non sono malvagie. Non sono neanche meravigliose. Una via di mezzo, però se ti servono ci sono le federe per i cuscini, 3,49 euro e 2, se hai bisogno di federe di ricambio, non sono malvagie. Ci sono i vari attrezzi che dovrei prima o poi prendere un trapano, perché sennò come faccio? Quello che mi dà fastidio è che anche loro sono modalità IKEA, cioè tu compri il trapano, però la batteria non è inclusa. Il caricabatterie idem. Ti danno batteria da 2 A con caricabatterie, 20 euro. Però siamo a 45 euro di trapano. Cioè, nel senso, se prendi trapano e quella roba lì, spendi 45 euro. È comunque economico rispetto a quelli in giro, però comunque sia è un costo. La macchina per il pane mi ispira tantissimo, che è da giovedì 21 ottobre. Ci faccio un pensierino. La rostiera in ghisa cuoce bene, non ce l'ho, però so che la ghisa mantiene il calore, che è una meraviglia. E basta, siamo arrivati alla fine. Vediamo un po'. Ci sono le mozzarelle, 2,79 euro, 4 x 2,50, quindi ti danno 1 chilo di mozzarella, 2,79 euro, ottimo. Poi c'è del macinato misto di suino bovino a 3,78 euro al chilo, ottimo. E le banane a 79 euro al chilo. Va da venerdì 22 a domenica 24. Ho mangiucchiato qualcosina, ho ritirato la roba stesa, adesso andiamo in appartamento. Eccomi. Allora, è già arrivata la bolletta del gas e la mia felicità è ancora più scesa in picchiata.
Lasciamo perdere, che è meglio. Ho già preso il libretto della caldaia e adesso smonterò il rubinetto del bidet. Pensavo di andare nel mio paese vicino a piedi, perché tanto tracco il nervoso, tracco freddo, vado a piedi, così mi scaldo e mi scarico un po'. Provo ad andare a passare in un, non so se un'agenzia, non ce l'ho presente comunque. Per prendere un appuntamento per fare il collaudo alla caldaia e poi vado in un negozio di edilizia per chiedere se hanno la guarnizione. Vado e vedo cosa riesco a risolvere. Rieccomi a casa. Allora, sto preparando, cioè sto scaldando la carne dei ragazzi, che almeno gli do cena, perché sono le 18:30. Praticamente ci sono stato un'oretta, ma contando che sono andato a piedi è anche normale. Di tutto questo ti posso riassumere dicendo che fortunatamente ho caldo, ok? E basta. Vabbè, allora, prima cosa, allora, prima tappa che ho fatto è stato andare a... Intanto scusa se guardo giù, ma devo cercare di dividere bene tutta la carne, mischiare tutto bene, ok. Allora, prima tappa è stato andare all'agenzia dove fanno, come si chiama? In pratica è un centro assistenza tecnica autorizzata per caldaie e bruciatori, ok? Per prendere l'appuntamento per la revisione della caldaia. Mi ha dato l'appuntamento che è il, non so se si legge, sì, giovedì 18 novembre 2021 alle 8 del mattino. Tra un mese, va bene, meglio di niente, almeno viene, fa sta revisione e per un anno siamo a posto. Poi sono andato in quella ferramenta dove c'ha di tutto, anche la parte idraulica con il rubinetto, gliel'ho fatto vedere chiedendogli appunto la guarnizione e gli mancava proprio quella misura lì. Il problema è che gli ho chiesto se me la ordinava e lui praticamente mi ha fatto capire di no, perché mi ha proprio detto: mi spiace, ma ti devo mandare da un'altra parte. Quindi adesso gli do cena loro e poi vado nella ferramenta che c'è, cioè ho un'altra ferramenta vicino e vado a vedere lì se ce l'hanno, perché tanto dovrebbe chiudere tra un'ora, alle 19:30 spero, ma comunque anche se chiude alle 19 dovrei riuscire al pelo ad andare a vedere. Ti faccio sapere tra poco. Rieccomi, allora ce l'ho fatta al pelo perché chiude alle 19, sono adesso, non so se si vede, ma vabbè, sono adesso alle 19. Sono andato col rubinetto, gli ho detto mi servirebbe una guarnizione per questo tipo di rubinetto. Già mi ha guardato strano e quindi ho detto mi servirebbe una guarnizione che va qua sotto. Ho detto perché il rubinetto si infila così e perché sennò mi perde tutta l'acqua. E mi fa: se le vedi le riconosci? E io: no, perché quando l'ho tolto la guarnizione, questo bianco è il rimasuglio della guarnizione, cioè c'erano delle briciole, boom. Quindi come faccio a riconoscerla che non ho mai smontato un rubinetto in vita mia? E quindi ho detto, ma sì, proviamo ad andare a vedere. Avevo un'infinità di guarnizioni e alla fine mi ha dato queste e credo che non... cioè, di diametro va bene. Infilandola, come vedi, rimane così. Invece, secondo me, dovrebbe esserci la guarnizione, praticamente dove c'è questo cerchio stretto grigio, dovrebbe essere tutto chiuso fino qua. Praticamente io credo che dovrebbe esserci tutta la gomma lì, perché deve andare contro a questa parte qua di ferro, non so cos'è. E invece no, quindi io adesso non vado a provare, non è giornata. Vediamo domani come va, perché domani è sabato. C'ho le cucce da cambiare, i letti da cambiare, da fare le pulizie e tutto da cucinare. Quindi domani non lo so come andrà, poi se sono di questo umore anche peggio, però la proveremo poi insieme. Quando andrò in appartamento vedremo come allagherò il bagno. Io spero che vadano bene a questo punto, nel senso posso andarla anche a cambiare, non è quello, però io ho bisogno di guarnizioni, senza guarnizioni non ho acqua, ragazzi, senza acqua come pulisco? Cioè, le basi proprio. Comunque,
Direi che termino qua la giornata e termino qua il vlog, sperando che ti sia piaciuto. Mi merito un mi piace di supporto, perché proprio oggi... Se ti fa piacere anche solo salutarmi, lasciami un commento qua sotto. Se hai qualche consiglio da darmi, soprattutto sugli acquisti che ho fatto da Brico, perché per me è un mondo inesperto. Se non sei ancora iscritta, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche per non perderti le mie prossime pubblicazioni e vedere quanti danni combinerò. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye!